La mission di Ditra Italia si sta sviluppando in questi anni nella direzione di rendere il design accessibile non a tutti, ma a molti perlomeno. Quindi noi stiamo investendo molto in ricerca, stiamo investendo molto appunto nel design assieme a dei collaboratori per far sì di trovare dei prodotti belli, diciamo, e di gusto, però che allo stesso tempo rimanere con un prezzo accessibile a molti. C'è stata un'evoluzione importante negli anni e sta continuando. Basti pensare che molti anni fa la classica composizione di un salotto era il divano a tre posti e due poltrone, poi si è passati al divano a tre posti e il divano a due posti perché gli spazi si sono ristretti. Poi si è arrivati a fare dei piccoli angoli con una chaise longue e un laterale. Adesso sta cambiando ancora, si tende ad inserire un divano magari grande, di dimensioni 2,30-2,40, che va a occupare un'intera parete e semplicemente un puff davanti. Ecco, in questo senso noi abbiamo dovuto adattare le dimensioni e la modularità di tutti i nostri prodotti. Noi abbiamo pensato dei prodotti estremamente personalizzabili, tutti quanti disponibili in pelle o in tessuto. La personalizzazione si spinge dal colore del piedino, alla forma del piedino, addirittura al colore del filo della cucitura, quindi moltissime motivazioni di personalizzazione per un pubblico sempre più difficile, diciamo.